What I eat in a day, i pasti che ho durante la giornata. Buongiorno, sono Emma e il video di oggi è un classico What I eat in a day. Quindi oggi vi porterò con me in tutti i pasti che ho durante la giornata. Oggi è un venerdì, normalissimo. Sono a casa da sola tutto il giorno e oggi appunto non devo uscire per nessun motivo. Devo semplicemente stare qui e lavorare un pochino alla tesi, quindi un sacco di lavoro al computer. Perciò sarà veramente molto simile a una giornata tipo nella mia vita, semplicemente che si differenzia da quelle in cui magari sono all'università e quindi devo ad esempio mangiare qualcosa un pochino improvvisato, come comprarmi un panino lì o mangiare qualcosa in mensa. Quindi questa è una giornata che riesco totalmente ad autogestire. A proposito di alimentazione, voi come sapete io cerco di evitare di mangiare carne più possibile, cioè nel senso ne mangio davvero poca, mangio ogni tanto pesce, ogni tanto carne quando magari sono fuori ai ristoranti oppure perché Giovanni la mangia, però io tendo quando sono da sola sicuramente a limitarla, quindi sicuramente non è una grandissima parte della mia dieta. Preferisco, mi piacciono un sacco le verdure, le mangio tutte, io davvero sono poco, non sono per niente difficile coi cibi, mangio verdure, mangio frutta e soprattutto in questo periodo in realtà sto un pochino seguendo un regime particolare, non una dieta assolutamente, non ho mai fatto una dieta in vita mia perché ho sempre molto molto creduto nel sentire quello che, di cui il proprio corpo ha bisogno, quindi mangio quando ho fame. Mi fermo quando sono piena e basta. E una cosa importantissima in cui credo tantissimo è l'equilibrio. Quella è davvero una cosa fondamentale per me, perché io appunto tendo a mangiare abbastanza sano perché mi piace, mi fa sentire fisicamente e mentalmente bene il fatto di sapere che mi sto prendendo cura del mio corpo, quindi faccio del mio meglio per restare sana. Però sono la prima che quando va al cinema prende i popcorn o quando va a cena fuori si mangia una pizza super farcita o si ingozza di sushi una volta ogni tanto. Quindi appunto, soprattutto in questo periodo, sto seguendo molto questo schema di in settimana mangio sano, cioè mi limito, cerco il più possibile, a parte ovviamente eccezioni in cui sono in giro e quindi mangio qualcosa a caso, cerco davvero di prepararmi cose sane, un sacco di verdure, non so, gallette di mais, dell'hummus, tutte queste cose molto più naturali possibile. Però nel weekend ho il diritto di mangiare tutto quello che voglio, quindi se sabato ho voglia di pizza mangio la pizza quella settimana, se sabato ho voglia di sushi mangio sushi. Insomma, è il giorno in cui le schifezze sono ammesse, perché davvero serve equilibrio. Mi accorgo che anche mangiare sano mi pesa di meno quando so che poi avrò un momento in cui posso avere una ricompensa mangiando quello che voglio. E appunto credo che sia una cosa abbastanza mentalmente salutare quella di non precludersi totalmente tutto, perché appunto è giusto mangiare sano, giustissimo, però mangiare è una delle gioie della vita e non vorrei mai precludermi appunto tutte quelle cose buonissime che ci esistono al mondo da mangiare. E allo stesso tempo viceversa, non c'è soddisfazione nel mangiare sempre cibo spazzatura, senza mai mangiare qualcosa di più sano ci si sente uno schifo. Quindi l'equilibrio è la cosa più importante, ci credo molto, quindi oggi è una di quelle giornate in cui cerco di essere abbastanza salutare. Però questo non vuole assolutamente dire mangiare cose noiose o non buone. E quindi cominciamo dalla colazione, ovviamente, perché adesso sono le 9:30 di mattina e mangerò credo una delle colazioni più tipiche per me, perché di solito mangio o del latte di soia con dei cereali, oppure dello yogurt greco, oppure qualche volta delle fette biscottate con, o del pane toast con della marmellata. Oggi credo che mangerò dello yogurt greco, quindi comincio a preparare. Voilà, yogurt greco, ce l'abbiamo. Un frutto di qualche tipo non può mai mancare, ovviamente cambia a seconda della stagione, però un frutto a colazione lo mangio davvero sempre, a prescindere da qual è l'accompagnamento, diciamo. E oggi il frutto scelto è stata una banana, mi piacciono sempre un sacco le banane, veramente. E le preferisco verdi, cioè, quando sono acerbe, non mi piacciono assolutamente quando diventano mollicce. Fatemi sapere se voi siete un tipo di persona da banana acerba o matura, perché è una differenza sostanziale. E poi chiedo decisamente che mi farò una spremuta d'arancia, perché questa è una cosa che faccio spessissimo in inverno, infatti ho un sacchettone pieno che aspetta solo me. E la mia cosa preferita in assoluto da fare con lo yogurt greco è quella di metterci sopra dei cereali integrali, insomma, di solito questi qua della Kellogg's Extra, però boh, ne ho provati sinceramente mille altri. È divertente anche metterci appunto il muesli, si può sperimentare mettendoci un sacco di cose diverse, questo lo rende un pochino più divertente e meno banale, sempre uguale tutte le mattine. Do cereali integrali di avena, nocciole tostate e pezzetti di cioccolato, così è leggermente più invitante. Thank you.
questa è la mia colazione, che è la stessa quasi ogni mattina. Soprattutto in inverno, più o meno sempre così, continuo una spremuta. E vabbè, l'unica cosa sì che cambia forse lo yogurt, che a volte appunto sostituisco con latte e cereali. E ovviamente cambia anche il frutto di riferimento, che oggi era una banana. Mi guardo qualche video su YouTube, ascolto una puntata di un podcast per passarmi il tempo. E basta, questa è la mia colazione, quindi io me la mangio e noi ci rivediamo a pranzo. Rieccoci per pranzo, e quello che preparo è un grande classico che io mangio da anni, cioè il toast con l'avocado. Questo è uno dei miei veramente classici per il pranzo, quando voglio mangiare qualcosa di sano e che mi faccia sentire proprio fisicamente bene e che sia buono, perché è dannatamente buono. Non so come fa l'avocado ad essere così buono, ma lo è. Tra l'altro, la prima volta che l'avevo assaggiato ho fatto l'errore di comprarne uno troppo poco maturo, quindi che non era morbido. L'ho assaggiato e mi ha fatto totalmente schifo, cioè sembrava praticamente, non lo so, un pezzo di gomma, di plastica in sapore. Quindi ero convinta che l'avocado non mi piacesse. Per fortuna invece l'ho riscoperto. E quindi adesso è un classico dei miei pranzi qui a casa. In realtà da un po' di settimane che non faccio questa gomma, quindi sono molto... E poi insieme appunto al toast credo che farò delle uova strapazzate, che è il mio modo preferito di farle. Sono un po' meno belle da vedere di quelle magari all'occhio di bue, però sono le mie preferite da mangiare. Quindi adesso appunto faccio un paio di uova in padella e i miei toast. Quindi è una cosa molto facile e veloce da preparare, che però sicuramente mi terrà piena per un sacco e che non mi fa sentire in colpa. Quindi grazie avocado. Condiamo con pepe e sale e voilà! Il mio pranzo di oggi è veramente uno dei miei pranzi preferiti in assoluto, quindi lo mangio all'istante. Cerco di ricordarmi di bere più acqua possibile, ma in questo sono davvero davvero pessima. Cin cin. Eggs and avocado toast, un classico. Buon appetito a me. E io mi sto mettendo al lavoro, e questa è una cosa che faccio spesso a questo punto della giornata, cioè bere un caffè. In questo caso mi sono fatta un cappuccino. Io adoro il caffè, però cerco sempre di limitarmi e non berne mai più di due al giorno, e di solito appunto quando sono a casa ne faccio semplicemente uno al pomeriggio, mai la mattina. Quindi questo è il mio caffè del giorno e me lo coserò. E di solito questo momento di snack pomeridiano coincide sempre appunto col momento in cui mi metto un pochino a lavorare di nuovo dopo la pausa pranzo. Di solito appunto o lavoro di video oppure studio per l'università. Questa è la mia entusiasmante attività del pomeriggio. Però appunto cappuccino, e se mi viene fame in questo momento della giornata di solito quello di cui ho voglia è dolce. E una delle mie cose preferite da sgranocchiare sono queste, che sono gallette di riso con il cioccolato sopra. Ne vado matta, le ho scoperte quest'inverno e da quando le ho scoperte le mangio in continuazione, davvero. Sono il perfetto dopo pasto o appunto snack, che è relativamente sano, ma è appunto giusto per avere quel sapore dolce. Oppure appunto mangio un quadratino di cioccolato fondente. Se no, altri snack appunto più pomeridiani di solito sono delle mandorle, delle noci oppure dell'uvetta, delle cose del genere appunto di frutta secca. Questo dipende appunto dal livello di fame che ho nel corso del pomeriggio. E niente, adesso quindi mi metto all'opera e dopo un paio d'ore di lavoro, questa pausa, credo che farò un po' di tapirulano, un po' di esercizi e poi appunto arriverà l'ora di cena, l'ultimo pasto della giornata. Tra l'altro fatemi sapere assolutamente se potrebbe interessarvi un video apposta invece sul fitness, perché appunto quest'anno l'ho iniziato molto focalizzata su quel punto di vista e devo essere sincera, sto finalmente trovando un po' di tecniche che mi permettono di fare effettivamente sport a casa quando non c'è l'occasione di andare a correre fuori o di andare in palestra. E appunto se vi può interessare posso assolutamente fare un video anche sul tema appunto sport e fitness e come mi alleno da casa in questo periodo. Quindi fatemi sapere se vi può interessare e io intanto appunto mi faccio un paio d'ore di lavoro. Ci vediamo dopo.
sera. Ho appena fatto esercizio fisico e una doccia, e quindi sono in quel momento proprio di carica estrema, perché ho fatto appunto un po' di tapis roulant e anche degli esercizi addominali, cose, quindi mi sento proprio energica. Di solito in realtà lo faccio la mattina quando posso, però oggi appunto le cose si sono incastrate in modo un po' diverso. L'importante è che non ho mollato, anche se per un attimo ero molto tentata di dire ma no dai, ormai lo faccio domattina, ormai è tardi. No, l'ho fatto, non ho mollato. Ok, ed ora di cena, e per cena oggi voglio fare del pesce, che in realtà sono ancora un po' piena dallo spuntino pomeridiano, non ho più famissima, però non mi capita mai di saltare un pasto, di solito qualcosa mangio lo stesso, piuttosto che mangiare comunque un po' leggero. E oggi faccio un po' di pesce, quindi dei filetti di platessa con pomodorini e olive, che è una combo classica, semplice da fare. Basta, credo, un po' di insalata di ieri sera da finire, probabilmente finirò quella. Quindi adesso mi metto qua i fornelli. Come vedete mi piacciono le cose relativamente semplici, cioè perché non si impiega troppo tempo, però mi piace proprio il fatto di prepararle, anche se ci vuole un quarto d'ora invece che le lunghissime ricette che impiegano ore e ore. Preferisco comunque questo piuttosto che mangiare una cosa già fatta. Mi dà soddisfazione cucinare anche quando sono appunto queste cose semplici. Se sono classici ci sarà pure un motivo. Abbiamo pomodorini, abbiamo le olive, e se mi resta ancora un pochino di fame credo che mangerò semplicemente un po' di hummus con delle gallette di mais, che è uno dei miei snack salati preferiti in assoluto. E non un hummus qualsiasi, perché ne ho assaggiati tanti, ma questo qui ve lo devo, se vi piace l'hummus, anche se non vi piace, provatelo, perché ho convertito pure Giovanni. Dovete provare questo qui, che si chiama Noah, la marca, ed è hummus di ceci erbe. Sembra una specie di formaggio spalmabile cremoso, non lo so, è davvero l'hummus migliore che abbia mai assaggiato. Ottimo equilibrio di ingredienti. E poi appunto anche le gallette di mais insieme sono un'ottima combo. Potrei aver leggermente esagerato con aglio e cipolla, ma tanto questa settimana sono a casa da sola perché il mio ragazzo è via per lavoro, perciò non ho nessuno da investire, quindi vai così. Ok. Poteva essere migliore, ma fa lo stesso, dai. Vuoi far parte del mio What I Eat in a Day? Ciao! Ed ecco, ci siamo arrivati ufficialmente alla fine di questa giornata. Fatemi sapere voi cosa avete mangiato oggi, oppure qual è il vostro, diciamo, la vostra giornata tipo, cioè cosa preferite mangiare a pranzo, per cena, se avete magari qualche abitudine diversa dalla mia, perché poi è una cosa appunto molto individuale quello che si preferisce mangiare, e poi anche per me appunto varia per ogni giorno, varia a seconda dei periodi. O se avete qualche ricetta da consigliarmi, sono sempre alla ricerca di nuove idee. E niente, mi godo la mia cena in solitario, probabilmente guarderò una puntata di Grey's Anatomy e credo che poi andrò a dormire, questo è letteralmente il piano della serata. E noi ci vediamo settimana prossima per un qualche video a tema specifico, e nel frattempo nei vlog della settimana.